Se avete visto la nostra recensione di PlayStation 5 che trovate sul nostro canale YouTube, sapete che siamo rimasti molto soddisfatti dalla nuova console di casa Sony. Al netto dei suoi numerosi pregi, il lancio della piattaforma Next Gen si è rivelato purtroppo abbastanza problematico. Prima di proseguire con il video, vi ricordiamo come di consueto di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul mondo dei videogiochi. Anzitutto, in questi giorni PlayStation 5 è letteralmente introvabile. Nei negozi tradizionali, per evitare assembramenti in un periodo tanto delicato, non è mai stata messa in vendita, mentre online è sparita in un battibaleno a causa del ridotto numero di unità messo a disposizione e dell'elevatissima richiesta da parte dei giocatori. I rivenditori, tra l'altro, non si sono certamente distinti per una gestione impeccabile degli ordini. Siti in crash, annullamenti inaspettati e spedizioni in ritardo hanno ulteriormente aggravato la situazione. Come se non bastasse, anche i giocatori che sono riusciti ad accaparrarsi una console stanno sperimentando alcuni problemi di natura tecnica, alcuni facilmente risolvibili, altri invece piuttosto invalidanti. I vertici di Sony lo hanno ripetuto a più riprese e non fatichiamo a credergli. Non è stato per nulla semplice organizzare il lancio di una console così importante e richiesta in un anno gravato da una pandemia che ha messo in ginocchio tanto la sanità quanto l'economia mondiale. La compagnia giapponese non è riuscita a produrre un quantitativo di PlayStation 5 sufficiente da soddisfare l'enorme richiesta da parte dei giocatori e lo scorso 18 settembre, giorno in cui sono stati aperti ufficialmente i preordini, sono bastate poche ore a polverizzare tutte le unità disponibili. Qualche settimana dopo, Sony ha parlato di un vero e proprio record. Pare siano state prenotate più PlayStation 5 in 12 ore che PS4 in 12 settimane. PlayStation 5 è tornata a farsi vedere online solamente il 19 novembre, giorno del lancio ufficiale, e solo per pochissimo tempo. Alcuni dei principali rivenditori del nostro paese, tra cui Amazon, Unieuro, Euronics e MediaWorld, hanno messo a disposizione un ridotto quantitativo di console che, come potete facilmente immaginare, sono andate a ruba, e poco dopo la mezzanotte era già stato registrato il sold out. Coloro che sono riusciti ad ordinare una console sopravvivendo al crash dei siti dovranno munirsi di pazienza poiché i tempi di consegna appaiono piuttosto lunghi e in certi casi bisognerà attendere dopo il 15 dicembre. Non sappiamo con precisione quando tornerà in vendita PS5. Jim Ryan, boss di casa PlayStation, è stato molto schietto nel riferire che è stata venduta ogni singola unità a disposizione. Catene come MediaWorld e Unieuro invitano tutti i clienti a continuare a monitorare i propri siti, lasciando intendere che nuove console potrebbero essere messe in vendita da un momento all'altro. Come accade sempre in situazioni del genere, non ci è voluto molto prima che qualcuno cominciasse ad approfittarne. Gli episodi di sciacallaggio sono moltissimi e ben documentati. Entrambe le versioni di PlayStation 5 sono infatti finite sui vari marketplace a prezzi folli, che in alcuni casi superano il migliaio di euro. Superate le difficoltà in fase d'acquisto, molti utenti hanno dovuto fronteggiare una serie di problemi che affliggono PlayStation 5. Come dimostrano i nostri test sulla rumorosità, la console Next Gen di Sony è piuttosto silenziosa. Purtroppo non sono della stessa opinione alcuni giocatori che stanno lamentando la presenza di rumori bianchi e ronzii, giudicati assai fastidiosi, che si sovrappongono al normale suono delle ventole in rotazione. Il fenomeno è stato associato al coil whine, problema ben noto nel mondo dell'elettronica. Con questo termine si indica un leggero ma fastidioso ronzio provocato dalla vibrazione dei componenti elettronici attraversati dall'elettricità. In ogni caso, non tutti i rumori bianchi generati da PS5 sembrano essere associati al coil whine. Un giocatore, infastidito dal continuo ronzio, ha aperto la propria console scoprendo un'etichetta adesiva mal posizionata che toccava le pale della ventola in rotazione. In rete sono molti i giocatori che si lamentano poi di un bug legato ai download che blocca lo scaricamento dei giochi in coda. Condannati in un limbo senza apparente via d'uscita, questi titoli non possono essere scaricati completamente e di conseguenza non possono essere giocati. Per fortuna, nell'attesa che il problema venga risolto alla radice con un aggiornamento del firmware, è possibile porvi rimedio con una procedura descritta in via ufficiale dalla stessa Sony, che invita a riavviare la PS5 in safe mode ed effettuare la ricostruzione del database. Decisamente più grave, poiché è impossibile da risolvere con un intervento da casa, il brick al quale sono andate incontro le PS5 di alcuni giocatori. Stando alle loro segnalazioni, la console non si è più accesa dopo essere entrata in modalità di riposo. L'aggiornamento del firmware di PlayStation 5, pubblicato ancor prima del lancio italiano, dovrebbe aver risolto questo problema in via definitiva, mettendo quindi al sicuro le console nostrane. E per fortuna, allo stato attuale Sony non è infatti in grado di sostituire le unità difettose o non funzionanti a causa della penuria di console di cui abbiamo già ampiamente parlato.
I problemi che abbiamo esaminato fino ad ora sono risolvibili tramite gli interventi sul firmware, ad eccezione ovviamente dei rumori bianchi. Infine, nonostante la presenza dello standard HDMI 2.1, PlayStation 5 non supporta il Variable Refresh Rate. In questo caso si tratta di una mancanza temporanea, dal momento che ne è stato già confermato l'arrivo con un futuro aggiornamento del firmware. Ora, come sempre, la parola aspetta a voi. Fateci sapere nello spazio dei commenti se siete riusciti ad acquistare una console e se avete riscontrato alcuni dei problemi che vi abbiamo elencato.